Ragazzuoli, benvenuti! Oggi, guarda qua come sono bello sempre sorridente, mi piace fare video. Col cappellino. Aglio, ma fa freddo. Allora, io mi anche sono spostato. Anche se soffrivi di caldo quando sei venuto sì, qua. Sì, infatti sto con la maglia fino. Comunque, mi metto un po' di qua perché ho tutte queste curiosità che non sai tu non su di me. Vedere, quindi mi metto così. Sì, sono mie curiosità riguardanti la Zoom Eleven. Io nel frattempo aggiusto un po' la cam. Sono mie curiosità su una Zoom Eleven che voglio raccontare. Ne sono 5 tra l'altro. Quanto fai schifo. Vorrei stare un po' steso. Vorrei stare un po' steso. Mi fai parlare? No. Ne sono 5. E ne ho scelte solo 5 perché sennò sarebbero state una quindicina e non mi andava di prolungare il video. Quindi, io voglio partire con la prima. Ovviamente le ho tutte qui a schermo. Bjorn mi darà anche il suo parere, essendo, come ho già detto, neanche lui le conosce. Quindi ti metto pure un po' alla prova come se fossi un quiz su di me, vai. Va bene. Per alcune domande. Va bene. Allora, tu sai chi sono i miei personaggi preferiti, sia maschile che femminile? Sì. Giusto. Secondo te chi sono? Byron, Sean, no, Beta. uno ah. Meridi, uno maschile. Byron. Maschile Byron. Sean. Mi hai regalato pure la figure, mi hai regalato. Si è femminile invece Sean. Sai chi è? Sean, femminile è Bella. Ok. Però, prima curiosità. Prima di Sean Frost, il mio personaggio preferito era Eric Eagle. Ok, non la sapevo questa. Non l'hai detto. Mentre quella la femminile invece era Iser. Vabbè, quella mi sì, il cazzo però, per annali. Però dai due, tra Iser e Bellatrix, però vedendola con altri occhi, per me è Bellatrix. Ok, ora. Va bene. Poi, curiosità. Ho sempre avuto questo difetto di scambiare alcuni personaggi maschili per femminili, tipo Nathan, Gabi, Skipperson. Mi ricordo il video, quelli che pensavi che fossero femmine invece erano maschili. Ho sempre avuto questo problema in pratica, ogni volta che vedevo un personaggio con le fattezze femminili, dicevo sempre, ma quanto è bella, la voglio in squadra, eccetera, poi solamente dopo un lungo periodo di tempo andavo a notare quella M maledetta in alto a destra, là a sinistra, quel che era. E così è stato. Poi, non so se questo lo sai, ma oltre a GP c'è un altro personaggio che io odio veramente tanto in Zoom Eleven. Secondo te chi può essere? Trina. No, io dico proprio quelli che schifo assai. E beh, Trina, non la schifi assai, scusa. Sì, però non mi senti mai parlare di Trina sul suo odio, sull'odio che provo verso lei. Ce n'è un altro, a parte di Zoom Eleven 2 e 3, compare. Scott. Esatto. Ma più che altro per il suo carattere, fra. Mi sta troppo sul cazzo il carattere di Scott. Ma anche a me. Ti quindi giuro. Quarta curiosità. Quarta curiosità è più o meno sul videogioco di Go. Della trilogia Go, che non ho mai apprezzato, più che altro perché essendo che non sono un tipo competitivo, non sono ferrato su ste cose, quindi mi risulta molto pesante giocarci, soprattutto le partite. Essendo che poi Go dopo un po' il gioco non si trasforma sul ok, fa cazzo come nella prima trilogia, ma è tutto un se c'è quegli equipaggiamenti puoi andare avanti col gioco. Quindi dicevo, ho sempre avuto che dopo un po' il Go si trasforma, cioè la trilogia Go si trasforma, che più avanti vai con le partite e più devi avere equipaggiamenti sì, per andare avanti. Se non vuoi mettere equipaggiamenti non te la cavi come nella trilogia originale. Quindi. Ed in questo caso ringraziamo il caro e vecchio Save Editor per aiutarci a continuare. A giocare. Tu tra l'altro, io no perché io non ho PC con il Save Editor, quindi. Ultima curiosità, avevi detto che questa. Ultima, questa è riguardante pure te. Ok. Prima che ti conoscevo. Ti stavo sul cazzo. No. E ti sto sul cazzo. No, ora. No. Prima che ti conoscevo e prima di entrare a far parte di Use Boy, non avevo tanto interesse per il Zoom Eleven. Nel senso che sì, ci giocavo, perché in Zoom Eleven è un po' come Pokémon, l'ho sempre fatto a ripetizione, ci ho sempre giocato, mi sono mai stancato di giocarci. Lo giocavo sì, ma non appassionatamente come lo sono adesso. E chissà, forse se non avessi incontrato Bjorn quel giorno e non mi propose di far parte dei Use Boy, al momento non starei qui e nessuno di voi in pratica mi conoscerebbe. Quindi
E un ringraziamento pure a te, perché appunto tramite te sono riuscito a... La mia passione per Inazuma Eleven si è proprio trasformata. Se prima era un sì, ok, lo sto giocando, però ok, è fatto così perché mi piace la storia, sì, questo, quello e quello, però una volta finito, fanculo, penso ad altro, penso a Dragon Ball, penso a quello e a quell'altro. Invece mo si è trasformato tipo, cazzo, devo portare più idee su Inazuma Eleven, devo fare questo, devo fare quello. Vado a fare rewatch su rewatch, apprezzo personaggi che prima mi facevano schifo, guardo personaggi come ho detto prima riguardante Bellatrix e Shion con altri occhi diversi, prendo la cosa un po' più seria, mi informo sulle uscite, sugli cazzo, annunci. Cazzo, che brutta fine che hai fatto allora. Però c'è una brutta fine, però c'è da dire. Però c'è da dire che anche grazie a Inazuma Eleven, anche grazie a te, tutto sto popò di roba che sta succedendo soprattutto nella mia vita, che appunto c'ho un pubblico che mi segue, ci abbiamo quasi 4.000 iscritti, e 4.000 iscritti sono tanti per me, 4.000 persone che guardano dei tuoi video, ok, non saranno tutte 4.000 persone che le guardano, però pure quei 300-500 views a video per me è un una cosa straordinaria, essendo che inizialmente sul mio canale, proprio agli albori, quando partì, per me che arrivavo tipo a 50 visualizzazioni, per me era il massimo, ok, che ora al momento ho ripreso con YouTube, pian piano sto facendo iscritti, sto facendo visualizzazioni, e già rispetto a prima, se devo comparare le due cose, dico cazzo. Questo è pure grazie a chi mi segue su Illusive Boys, che mi hanno preso in simpatia e dicono ok, diamo supporto a Enzo, non solo su Inazuma Eleven ma anche su altre sue passioni come appunto Dragon Ball, questa roba qui. Sì. Quindi un ringraziamento speciale un po' a tutti voi, sia a Bjorn e Inazuma Eleven e a voi che mi seguite, sì. E niente, le curiosità su di me finiscono qui riguardo Inazuma Eleven. Se volete altri episodi ditemelo, perché penso che ne ho un bel po' di curiosità, soprattutto se faccio un po' di mente locale, soprattutto mi usciranno altre curiosità. Vai, ti alzo pure la spalla per tenerlo appoggiato meglio. Ah. Spero che il video vi sia piaciuto, se sì lasciate like di supporto sotto, commentate, ditemi un po' la vostra. Iscrivetevi al canale per un sostegno che è pur sempre gratuito e noi ci vediamo alla prossima. Montaggio a Bjorn. Da qua sembra un piccolissimo, cioè sembra un bambino. Guardami un attimo là, sembra un bambino. Ma tu? Io. Ah, pensavi io? No, io, sembra un bambino. Ma Burly...